Sempre in Valtrompia si cava il minerale ferroso e la miniera Sant'Aloisio è una dei siti italiani più famosi per l'estrazione della siderite. Di lei si hanno informazioni dal 1819, quando in un documento si trovò la dicitura Sant'Aloisio Nova. Questo stava a significare che in questo luogo era presente una miniera prima di quella attuale, attiva proprio in questo campo. Nel 1886 la concessione mineraria della Sant'Aloisio venne acquistata dalla Società degli Altiforni e Acciaierie di Terni, insieme ad altre piccole concessioni minerarie sui territori del comune di Pezzazze e di Boveri. Negli anni 30 del Novecento la concessione mineraria passò al gruppo bresciano Tassara, che trasformò questo luogo in una moderna industria estrattiva. Nel 1984 la miniera Sant'Aloisio Tassara ha cessato la sua attività estrattiva e dal 2003 questo luogo è diventato sito museale all'interno della via del ferro e delle miniere, del sistema museale e dell'ecomuseo di Valle Trompia. Questo luogo si può scoprire attraverso un trekking minerario nel cuore della montagna, ripercorrendo i percorsi dei vecchi minatori. Per i più piccoli è attivo un percorso avventura e da qualche anno è possibile curare alcune malattie del tratto respiratorio grazie al trattamento terapeutico della speleoterapia. La collezione della miniera Sant'Aloisio Tassara si compone di 187 pezzi che sono stati raccolti dopo la dismissione della miniera, che è avvenuta nel 1984. Sono stati diversi i collezionisti che hanno contribuito alla raccolta e alla catalogazione. Una parte dei reperti era comunque già presente in loco, in quelli che sono gli impianti esterni di trattamento del minerale. Per lo più sono esposti attrezzi di lavoro, per esempio le prime perforatrici ad aria compressa, ma anche, come in questa vetrina, per esempio, i primi dispositivi di protezione individuali che sono stati introdotti sul finire degli anni 50. Abbiamo anche una significativa raccolta di lampade di miniera, tra cui lucerne ad olio e per lo più lampade a carburo introdotte sul finire dell'Ottocento e i primi Novecento. In un'altra sezione sono esposti anche tutti strumenti di misurazione che servivano per il tracciamento delle gallerie. Inoltre è presente anche qualche campione di minerale, pisoliti provenienti un po' da altre miniere della valle e altre concrezioni di carbonato di calcio. In questa sezione sono esposti telefoni di miniera e strumenti di misurazione e un modellino realizzato dall'ultimo direttore Tilio Cardia, che intende illustrare un cantiere di estrazione tipico utilizzato all'interno delle nostre miniere, che è il sistema camera e pilastri.